Buongiorno a tutti e ben arrivati al momento della storia del buongiorno. Un bel buongiorno a tutti voi. E il buongiorno ce lo darà anche un ragazzino molto molto birichino di nome Pierino. E fa anche rima. C'era una volta un bambino che spesso e volentieri voleva provare avventure nuove, però non ascoltava troppo gli altri e perciò Pierino cadde in un'avventura tutta nuova. Volete sentirla? Io voglio raccontarvela. Si tratta di Pierino e il lupo. 3, 2, 1, vai! Un mattino Pierino aprì il cancello del giardino e uscì nel prato col suo fucile di legno, pensando: che bella giornata! Un uccellino, amico di Pierino, cinguettava allegramente e gli disse: buongiorno, tutto è tranquillo. Un'anatra era sbucata fuori dai cespugli e si dirigeva verso lo stagno. E c'era anche il gatto che aveva seguito Pierino nel prato. Poi arrivò pure il nonno, che riportò subito Pierino indietro. Perché? E perché là fuori poteva arrivare il lupo! Pierino! Pierino! Diceva: mille volte ti ho detto di non allontanarti. Che dal bosco sbucò un lupo affamato. Si mangiò subito l'anatra e voleva acchiappare il gatto, che si era arrampicato impaurito sopra l'albero dove c'era l'uccellino. Quanta paura! Pierino allora ebbe l'idea di uscire di nuovo. Che incosciente! Prese una corda, fece un nodo e gettò la corda intorno al ramo. S'arrampicò velocemente sull'albero e si mise poi d'accordo con l'uccellino. Vola giù verso il lupo, gli disse, ma stai attento, non avvicinarti troppo. L'uccellino volava intorno al lupo e il lupo cercava di raggiungerlo. Intanto Pierino fece calare la corda dal ramo. Riuscì ad acciuffare il lupo per la corda e allora lo sollevò sull'albero. Proprio in quel momento
cacciatori, sparando. Boom, 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 boom! Pierino allora gridò: smettetela di sparare! Accorrete! Siamo riusciti noi a catturare il lupo! Decisero di portare tutti insieme il lupo allo zoo. Così terminata la storia con una bella marcia trionfale. E l'anatra? Che gioia! Anche lei era ancora viva nella pancia del lupo. Bisognava solo recuperarla. Un applauso! Io applaudisco a me stessa, perché non voglio essere come Pierino, perché voglio ascoltare gli altri per poter scoprire che in realtà il mondo non è talmente pericoloso. Grazie ragazzi e alla prossima!